E buongiorno, buongiorno. E come avevo detto nella primissima trasmissione, c'era stata bella Marietta perché era uscita una intervista delle due ragazze che hanno vinto la Palma d'Oro, addirittura non soltanto come attrici, ma anche coautrici del film, perché Spielberg, che era il presidente della giuria, a Cannes aveva detto che il film non sarebbe stato possibile senza Adele, che ha un nome impronunciabile, quella che poi è la protagonista, Adele Exarchopoulos, e la Lea Seydoux. Senza di loro il film non avrebbe potuto essere fatto. E quindi l'intervista che aveva preceduto, che avevamo letto, era già abbastanza fastidiosa, nel senso che dopo i baci e gli abbracci avevano detto che le cose non è che poi fossero andate così bene. Guardate il film, il titolo qui, il giornale, quello di ieri, il Globe and Mail, Kisses at Cannes, Babs in Toronto, il che vuol dire che appunto non sono sempre con un'alzata di scudi. E qui invece l'altro giornale, che dovrebbe essere il Toronto Star, eccolo qua, Blue Leaves Lasting Impression on Actors. E anche qui si parla perché sono venute a Toronto insieme al regista, e si parla che non filano più il perfetto amore, non erano più baci e abbracci come erano lì sull'onda della commozione, sull'onda del premio, tra l'altro. E questa è una cosa. Poi The Fifth Estate, di cui avevamo parlato anche in principio, non è che poi sia stato, l'abbiamo visto naturalmente la prima sera, è un film che è nella sezione gala, ma non è assolutamente un film che farà boom. Fifth Estate, sempre nei titoli dei giornali, pare che non sia poi questa gran meraviglia. Anche a noi non è poi particolarmente esaltante, non ci ha talmente convinto. L'ho trovato anche un pochino noioso, se vogliamo. Non è che ricalchi pedissequamente le orme di Vikings, però evidentemente questo aggiustamento non convince, non ti offre sensazioni. Questa è la cosa più brutta quando vai al cinema: se non hai una sensazione, vale poco. E poi invece il film che abbiamo visto ieri, Gravity, che era già passato a Venezia, è di un film che per 90 minuti ti fa vedere quello che non hai mai visto. Sembra di essere anche noi nello spazio, e in effetti visivamente è qualcosa di straordinario, con Sandra Bullock e George Clooney. George Clooney ha una parte abbastanza breve perché si tratta di due astronauti che stanno facendo delle riparazioni su una navicella in orbita, su una stazione in orbita, quando la stazione viene colpita, loro sono fuori, viene colpita da detriti di un meteorite vagabondo. Tutte le persone che sono dentro muoiono, e loro rimangono i due unici sopravvissuti, ma in condizioni terribili perché sono fuori mentre stanno passeggiando, virgolette, nello spazio. Lei va subito in paranoia, lui l'aiuta con la sua voce, ha una voce profonda, George Clooney, molto rassicurante, rotonda, per cui lei, che in quel momento sta dando i numeri, riesce a calmarsi, ma non troppo. Sono legati da una specie di cordone ombelicale, da un cavo, però lei, quando lui le dice: "Ora tu seguimi che andiamo, se vuoi salvarti seguimi che cerchiamo di trovare insieme una via per tornare sulla terra", lei: "No, non voglio venire, non voglio venire". Lui prende il gancio, il moschettone, lo sgancia, e con un atto di suprema generosità la lascia andare, e lui non si vede più, finito. Deve essere terribile cadere dallo spazio e non sapere, io penso che subito, perché ti manca l'aria. Invece lei continua a lottare, ormai messi da parte i nervi e le isterie, continua a lottare, ma veramente di brutto, per riuscire a sopravvivere. Riesce a entrare nella navicella, che non è la stazione, ma è la navicella. Per due volte ne viene spinta fuori, per due volte cerca di rientrare. Insomma, dopo tutto un cancan di situazioni e di traversie, riesce ad immergersi, a essere paracadutata nell'oceano. A questo punto sorge spontanea una domanda: e se adesso arriva un pesce cane e se la mangia così per completare l'opera? È un film, visivamente molto bello. C'è un momento di profondissima poesia quando si vede un raggio di sole penetrare nell'oblò. Quello è veramente un momento in cui finalmente si tira un sospiro, perché sono 90 minuti di suspense. E poi vedere il corpo perfetto della Bullock, che ormai non è più una bimba, ma proprio bello, 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 fluttuare senza la tuta nell'aria, è qualcosa di che uno non dimenticherà poi così facilmente. Per oggi è tutto, ci rivediamo domani. Ciao.